Eccomi ragazze, ecco la seconda parte di questo video shopping. Poi se riesco vi faccio anche uno shopping night, magari stasera che trovo ispirazione. Pantaloncino del pigiama, questo di Yamamay. C'è solo il pantaloncino, purtroppo taglia S, fucsia, costine, viene 1 euro. Ve lo faccio vedere, è molto carino per stare in casa e per andare a dormire. Ho visto lì nel cestino, ho detto fammi selezionare qualcosa. Poi ho recuperato anche questo bellissimo abito di Fiorezza, che è nuovo con etichetta. Ed è bellissimo. Semplice nero a tunica, con la manichina tulipano. Perfetto per la primavera. Florenza fa le cose molto carine, secondo me, pronto moda ovviamente. Dovrebbe essere una S. Comunque io consiglio 42 come taglia. Non so se, siccome è nuovo, dovrebbe avere dentro anche l'etichetta. Esatto. Aspettate, ve la leggo. M42, anche morbido. 97 poliestere, 3 elastano. Un bellissimo abito a tunica, nuovo, ripeto, nuovo, nuovo. E viene 4 euro. Guardate che bello. Bellissimo, molto semplice, ma con questa manica un po' così, ed è veramente un vestito pratico per tutti i giorni. The Zenith magliettina con tutte le rouge, bella anche questa, basic. Questa non riesco a capire ancora, penso che sia nera, è una taglia media, così con tutte le rouge, e viene 2,50 euro. Basic ma non troppo, sono quei capi sempre utili e piacevoli da avere nell'armadio per quando abbiamo bisogno di qualcosa di basic e non sappiamo come vestirci. Tipo io oggi che ho passato un'ora a cercare una qualcosa che non trovavo e alla fine mi sono rifilata su un maglione a mo' di vestito, cintura e stivali in pelle. Una tristezza. Veramente questo outfit, non è che è triste l'outfit, sono triste io perché non volevo vestirmi così, volevo vestirmi diversa. E quindi purtroppo questa cosa qua, secondo me, viene anche, come si dice, viene anche esternata intorno a me. Vabbè, ormai ho già andata così, giornata uggiosa, domani spero che sia meglio, domani faccio un outfit colorato e non me ne frega niente. Laura Lindor, bellissima anche questa giacca azzurra, credo che sia tornata in vendita, è una taglia S anche lei, quindi vi consiglio 38-40, un blazer molto particolare, tipo vintage, a righine con, vedete qua c'ha tipo le due fibbiette sul lato, viene 4,50 euro, un bellissimo capo color indaco, perfetto per la primavera. Questa invece è una canotta basic, cioè non è basic in realtà, tipo in voile, taglia SM, anche qua vi consiglio fino a 42, verde militare, davanti così, tutta col voile, e dietro c'ha l'apertura. Sono quelle cose molto semplici e carine, allo stesso tempo, comunque, nonostante sia un capo semplice, ha un qualcosa di particolare che è questa parte dietro così, tipo questo voile tipo ali di farfalla, viene 2,50 euro e va benissimo quando abbiamo bisogno di qualcosa di basic per magari dei pantaloni che sono a fantasia. Maglioncino taglia M, Lin Collection, questa da merceria ed è in ottime condizioni, sembra nuovo. 80 viscosa, 15 seta e 5 elastico. Infatti, ottimo anche il materiale. Qua siamo su 42-44, elasticizzato, seta più viscosa. A costine è un maglioncino davvero molto carino e particolare nella sua semplicità, perché vedete, qui è fatto strano, cioè tipo è il bordino qua intrecciato, non so adesso se voi riusciate a vederlo bene, nero su nero, ma è davvero molto carino questo capo e molto elegante nella sua semplicità. Viene 5,90 euro, c'è dentro anche la seta, quindi top, oltre che la viscosa. Felpina di Zwicky taglia M nera, questa mi piace tantissimo perché da un lato ha la manica normale e dall'altro abbiamo queste paillette lunghe e nere, stra sbarluccichevoli, guardate che belle. In ottime condizioni anche questa, taglia M di Zwicky, 42-44, va bene anche una S perché non è molto ampia. E questa felpina qua, ragazze, viene 5,50 euro, è bellissima. Altra felpa, questa invece di Primark ed è un taglia S, 42-44, color cappuccino, semplicissima, viene 2,50 euro con il cappuccio. Anche questa è molto carina, mi ricorda i pantaloni che avevo su l'altro giorno, anche se erano più sul beige. In realtà ho una tutta di questo colore, secondo me più o meno, della iBlues, che mi piace tantissimo, felpa e pantalone. Qua c'è soltanto la felpina. Pantalone, questo invece è un blu puntinato, taglia 46, Edith, è un pantalone da boutique di un brand che io non ho mai sentito, questo, molto carino. Pantalone taglia 46, blu, tutto puntinato, elegante, che arriva sopra la caviglia. Ai pua così tipo in velluto, è stupendo, molto elegante, viene 6,90 euro, è un ottimo prezzo per un pantalone di questo calibro, diciamo elegante, pratico, semplice per tutti i giorni ma anche per occasioni più eleganti.
una camicia bianca, una blusa bianca sopra o nera. Io metterei il bianco per dare un contrasto e per esaltare questa bellezza di questi pois e siete subito elegantissime, molto carino. XS magliettina di pizzo bianca Terranova, semplice, carina, t-shirt tutta in pizzo trasparente, sotto ci mettete un'altra canotta, ci mettete un body, ci mettete una bralette, viene 1,90€, in ottime condizioni, tutta di macramè e dietro ha il bottoncino, molto carina. Altra blusa, questa invece è di Imperia, di solito la taglia la scrivo sotto, taglia M. Allora, questa io consiglio un 42 anche morbido, non di più in realtà, è dell'Imperia, la taglio vivo, guardate che bella, non è tanto grande, secondo me, M42. Mi avvicino, c'è tipo il piedi pull ed è asimmetrica, Imperia, e viene 6€. Mi sembra ottimo anche il prezzo per questo capo di Imperial. E l'ultima che ho selezionato per oggi è questa blusa tutta trasparentina, anche questa è una taglia, dovrebbe essere SM. Adesso vediamo se dice unica. 100% poliestere, non dice niente, sotto nada. Consiglio anche qua fino al 42, anche morbido, guardate che bella, tutta trasparentina. Viene 3,90€, mi avvicino così la vedete meglio. Del brand, boh, non si capisce quel brand qua. Taglia S, scusate, ecco c'è scritto. Made in Indonesia, quindi 40-42, davvero bellissimo. Da sapore, diciamo, etnico. Questi sono i colori. Allora, le ultime cosine che vi faccio vedere per questo video sono questo abito in jeans molto leggero, vintage, stupendo. Qua vi consiglio 44-46, guardate che bello, è particolare. In jeans midi, piuttosto lunghetto, fa tipo un effetto camicione, la manica è così ampia e anche la bottonatura è particolare, del brand di nuovo, molto bello questo. Su 44, anche un 42 lo può portare, bello over, è stupendo. Anche morbido, poi bisogna vedere qua sul fianco, però il fianco è morbido, poi viene giù un po' più strettino. Questo è in special price, ragazze, a 6,50€ ed è un capo vintage meraviglioso ed unico, assolutamente. Blazer nero taglia 40 di H&M, elegantissimo, senza bottoni, taglia 40, fatto così, a taglio così, elegante. Viene 4€ in special price anche questo ed è nero, bellissimo. H&M, praticamente una giacca che è sempre pazzesca perché è veramente utilissimo avere nell'armadio un blazer nero di questa entità e poi è carino perché non ha i bottoni, quindi è diverso dal solito, fa tipo un effetto cardigan. Altro blazer, questo è vintage di Marina Babini, taglia 40, questo è un, sembra un marrone scuro e questa volta ha i bottoni, molto bello anche questo. È in special price a 5,50€, Marina Babini, taglia 40, bellissimo anche questo, anche da portare tipo aperto con dei pantaloni cargo per sdrammatizzarlo. Mi è piaciuto l'abito, quello che ho messo puntinato Opti anni 70, e c'è anche questo di Elisa Landri che non è da meno, bellissimo, effetto Opti. Vi consiglio un 42 anche qua, guardate che meraviglia, fatto così, con la sua cinturina, che in realtà è un fiocco questa cinturina qua, io lo metterei anche al collo, assolutamente, però penso che sia un fiocco per il vestito, perché non è, cioè per fare il fiocchino praticamente, ma starebbe bene anche al collo, tipo fiocchino al collo, oppure nei capelli, bello, in realtà poi è nato per essere messo qua. Anche se poi in realtà io l'ho trovato a mo' di cintura, ma questo è il suo fiocchetto. Questo vestito qua, ragazze, questo Opti meraviglioso, tessuto jersey, bello fresco, perfetto per la primavera, viene 5€ scontato, Elisa Landri, ELF, ottimo il prezzo. E niente, ragazze, io ho finito con questo video, ho terminato. Ora so ancora una cosina da estrapolare dai cestini. Questa magliettina qua, taglia S, SM, ma più S che M in realtà, fatta così, semplicissima, sportivina. Davanti c'era scritta Paris con i fiorellini, qui è tipo melangiata di blu e anche nella parte dietro, e viene 1€, carina per tutti i giorni da mettere con i jeans. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere e noi ci vediamo nel prossimo video. Non so se vi farò uno shopping night, adesso vedo se riesco a organizzarmi, altrimenti ci vediamo domani per un nuovo video. Intanto buona serata e buonanotte, perché voi lo vedrete di sera. Ciao!